Ciao a tutti, io sono Gege e vi do il benvenuto su Be Colorful. Oggi apriamo insieme il Tonic Craft Kit del mese di luglio, se non mi sbaglio. Vabbè, sono abbastanza in ritardo, ma pazienza. Con questo kit la Tonic Studios cambia lo stile del box ed elimina anche la numerazione, ma io ho deciso di mantenerla per comodità. Quindi mi riferirò a questo kit con il numero 45. Come in ogni kit, troviamo i prodotti della Nuvo, le fustelle e i timbri esclusivi e il set di cartoncini. Il kit permette di creare delle piccole scatoline dallo stile elegante e queste sono le fustelle. Abbiamo quindi un set di fustelle che permette di creare delle scatoline che possiamo decorare con tutte le fustelle coordinate incluse nel kit. Anche il set di timbri permette di decorare le nostre scatoline. Infatti, oltre a vari sentiment generici, troviamo delle figure coordinate con la fustella ovale e con le due piccole tags. Il set di cartoncini ci mostra la palette di colori scelti per questo kit, che comprende tonalità di blu, rosa e violetti. A parte lo stacco di questa carta craft, ma che ha comunque dei motivi floreali in foil rose gold. Anche la selezione dei prodotti Nuvo riporta la stessa palette di colori che si abbinano ai cartoncini. E questo era il contenuto del kit. Anzi, ci hanno fornito anche di una penna molto carina e di una colla a rullo. Ma vabbè, dunque, in questo video vi propongo una scatolina che mantiene lo stile del kit, ma dal prossimo video farò delle scatoline che non c'entreranno proprio nulla con lo stile elegante proposto. Per ora non ho ancora creato card con questo kit, ma non so se ne farò. Per la prima volta non ho fatto card. Che mi succede? Basta parlare e iniziamo a creare scatoline. La scatolina che creerò oggi, a mio parere, è perfetta per un matrimonio o per un anniversario. Il procedimento è un po' lungo, quindi non penso sia adatta per una produzione di massa, per consegnare i confetti, ad esempio, ma può essere un'idea per regalare dei soldi o una gift card per i nuovi sposi.
Dunque, per creare le scatoline, abbiamo bisogno di fustellare due volte la figura principale. Con una delle fustelle coordinate dal design molto intricato, possiamo decorare la scatolina creando dei pannelli, oppure fustellando direttamente sulla base della scatola, ottenendo così una porzione trasparente dalla quale si potrà intravedere l'interno. Per fustellare utilizzo il piatto da precisione in metallo della Sizzix. Questo piatto è utile quando si utilizzano fustelle intricate come questa, perché a volte con i classici piatti in acrilico non tutte le piccole parti vengono tagliate correttamente. Se non lo possedete, provate ad aumentare lo spessore del vostro sandwich inserendo un altro pezzo di cartoncino. Fate varie prove per trovare lo spessore giusto che vi possa assicurare un taglio completo. Benissimo, questa scatolina avrà la particolarità di essere una shaker box. Per creare la finestra shaker utilizzo un pezzo di queste bustine trasparenti. Ne ho a bizzeffe, quindi vorrei riciclarle e utilizzarle nei miei progetti. E questa è un'idea. Quindi con una matita traccio la forma che mi serve e ritaglio. Unisco le due parti della bustina applicando la colla a rullo lungo tutti i bordi, lasciando solo un lato aperto, attraverso il quale inserirò gli elementi shaker. Sigillo definitivamente la bustina con del nostro adesivo trasparente. Incollo la bustina nella parte interna della scatola, sempre utilizzando del nostro adesivo trasparente. Ok, siccome la parte interna della scatola sarà visibile, la rivesto con questa bellissima carta craft con foil in rose gold, inclusa nel kit. Ritaglio dunque un pannello utilizzando l'apposita fustella del set e lo incollo sulla facciata interna dell'altra parte della struttura principale. Rivesto anche la base interna, giusto per rifinire per bene la scatola. E sono pronta ad assemblare tutto. Piego per bene le varie parti, seguendo le linee di piegatura impresse dalla fustella. Vi risparmio tutto il montaggio perché ho avuto seri problemi. Sono parecchio negata nel montaggio delle scatole. Ho veramente odiato questa parte del progetto. Sono migliorata nel montaggio delle scatoline che ho creato dopo di questa, quindi vi farò vedere il procedimento nei prossimi video, dandovi anche qualche suggerimento in più. Questo è meglio dimenticarlo e sicuramente è meglio per voi non prendermi come esempio. Vabbè, dai, sbagliando si impara.
No, no, non mi sono arresa. La sfida Gegge vs Scatolina è stata vinta da me, ma con ingenti perdite di neuroni del mio sistema nervoso. Però la scatolina è uscita veramente carina. Che ne pensate? E dopo essermi fatta questa esperienza, vi do appuntamento per le prossime scatoline nei prossimi video. Io vi ringrazio per essere passati di qua. Vi saluto, ciao ciao e be colorful!